When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Well, stop and turn and go for a ride. Nelle due esultanze di Reisoli e Revello c'è tutta la bellezza di una partita di quelle da ricordare a lungo. Per il 4-4 finale, per la qualità altissima del gioco, per la volontà di uscire dal campo con i tre punti. CBS e J-Stars, due squadre che non mollano mai, anche quando la debacle sembra sia prossima o quando gli avversari mostrano di avere più benzina nel serbatoio. Una partita fantastica, insomma, che non serve a sbrogliare la matassa del girone che appare sempre più un rebus per campioni della settimana enigmistica. Nessun preambolo, ma quali fasi di studio? Subito CBS all'assalto, tiro di Reisoli e parata di De Negri. La CBS punge, ma è la J-Stars ad inaugurare la festa. De Asti perde malamente palla, De Santis la recupera e la scarica su De Bonis, che evita lo faro e deposita in rete. Poco dopo, l'arbitro Puntillo non fischia un fallo evidente su Agostini lanciato a rete, inaugurando la sua giornata funesta. I rossoneri si riorganizzano, Luzzati si libera di Petrucci con un tunnel e scarica in rete dal limite. Un minuto dopo Reisoli raddoppia, gol viziato però da un netto fallo dell'avanti su un difensore. La J-Stars accusa il colpo, prova a scuotersi con una punizione di De Bonis, ma raggiunge il pari al 24esimo, quando Grosso raccoglie la respinta di Erdel e insacca da due passi. J-Stars determinata e vicina al vantaggio nel finale, bella la zuccata di Saffiotti, ma il gol è solo un'illusione ottica. Sarà il vento a favore, ma l'avvio di ripresa della CBS è devastante. Ferrero si inserisce dalla tre quarti, gran tiro, ma De Negri si distende e devia la sfera. Al 16esimo l'episodio che accende gli animi. Reisoli scappa in contropiede e insacca il 3-2 con Saffiotti a terra. Puntillo è attorniato dai giocatori avversari. Carrera detta gli ordini di scuderia, ordini che prevedono la fuga del gol del 3-3 della J-Stars a firma De Bonis, con l'intera tribuna in piedi ad applaudire il mister rossonero. Una gara normale potrebbe finire qui, ma questa partita di normale non ha nulla. Reisoli scappa al 34esimo e scarica in rete il gol del 4-3 per la CBS. Ma neanche adesso è finita, perché in pieno recupero Revello trova la zampata vincente per il 4-4. Questa volta sì, definitivo.